Un mazzetto di fiori da 500 euro composto esclusivamente da banconote. Un mazzo di rose rosse passionali con un biglietto d'amore segreto. E questo da 50. Cosa interesserà di più alla mia ragazza? L'aspetto venale? Oppure scegliere il mazzo romantico? È quello che scopriremo. Deborah è la vittima dell'esperimento, dello scherzo. Vedremo cosa sceglierà. Leila? Io c'avevo idea di fare un regalo a Deborah. Quindi l'idea qual è? Cioè, volevo vedere che cosa preferiva, se un mazzo di fiori fatto con i soldi o un mazzo di fiori reale. Bisogna creare quindi una sorta di alberello di soldi. Il pezzo minimo è 5 euro. Ma guarda, c'è il fatto che tu fai un regalo a Deborah, una grande novità, è un qualcosa che dovrebbe regalare felicità, perché è proprio una rarità. Pure la cannuccia. Certo, come i bimbi. Grazie. Prendi la fanta con i bimbi. Secondo me tutti i pezzi da 100 o da 200 diventa una cosa pacchiana. Tipo? Fai un mazzo da 1000 euro. 1000 euro? Viaggiamo alti. Quanto deve valere sto mazzo di fiori? In soldoni veri? Detto in soldoni? In gettoni d'oro. Un mazzo di fiori da 500 euro. La mia compagna sceglierà un mazzo di fiori classico o un mazzo di fiori, chiamiamolo moderno, composto da banconote per un totale di 500 euro. Secondo te che sceglierà? Lo devo dire. La domanda è, la tua ragazza è romantica o è venale? Deborah del futuro, se mi stai sentendo, sono qui a parlarti a tu per tu, a tu per noi. Mi raccomando, scegli con il cuore. Quindi dopo aver spiegato la mia idea ad Emanuele, abbiamo fatto la cosa più ovvia. Siamo andati dal fioraio per farci preparare un bel mazzo di fiori. Ci siamo diretti da Francesco ed Angelo alla fioreria e abbiamo trovato Francesco, che tra l'altro risalutiamo visto che ci ha consigliato benissimo, oltre che anche offerto il mazzo di fiori. Ciao Fra. Buongiorno. Buongiorno. Come da ste parti? Dobbiamo fare un mazzo di fiori. Subito. A che mi serve sto? Stiamo sperimentando se ad una donna piacerà più un regalo tradizionale come un mazzo di fiori o un regalo più venale come un mazzo di fiori composto da soldi. Okay. Senti, io stavo pensando a se ci abbiniamo i peperoncini, due spaghetti aglio. Abbiamo un mazzo di peperoncini. Un bel mazzo di rose rosse classiche. E io direi sì a sto punto. Quanto costa una rosa? Lo regalo io. Guarda che mazzo! Cioè, come fa una ragazza a scegliere una composizione di denaro quando di fronte c'ha un mazzo così artistico? Bisogna lucidarlo. Eh sì, ma ci pensi tu. Sei capace? Sì. Ma una a una o tutto l'insieme? Insieme. Ah, tutto insieme. Tipo l'autan. Ma perché col pollice? Sulle foglie soprattutto. E gira. Oh, come luci di due piante, Emanuele. Eh? Eh? Sei assunto. Mazza, comunque è un mazzone grosso, eh. Ci ha fatto un mazzo grande, grosso. Adesso verificheremo l'avidità di Deborah. Riuscirà tanto? Accetterà questo? Accetterà l'altro? Chi lo sa? E come avrete già capito, dopo aver preparato il primo mazzo, serviva a comporre l'altro mazzo. Quindi ci siamo diretti a prendere tutte le materie prime che servivano per crearlo. E quindi soldi, soldi, soldi e soldi. Ma non vi abbiamo ancora detto tutto, perché visto che il gioco ci sembrava un po' troppo semplice, abbiamo deciso di aggiungere un ulteriore mazzo che facesse da mezzo tra i due. Cioè abbiamo pensato di aggiungere un mazzo da 50 euro, così avremmo avuto un mazzo di fiori, un mazzo da 50 euro che gli avrei consegnato come seconda proposta, e solo se lei lo avesse rifiutato tenendosi il mazzo di fiori, io avrei sfoderato il mazzo da 500 euro per tentarla ancora di più. Allora, abbiamo tutto. Siamo venuti qui a casa di Emanuele, abbiamo questo cavo, anche delle bellissime attache colorate, e abbiamo anche il malloppo. Bello fare così come fanno tutti i TikToker. Però aspetta, ci stavano anche dei soldi che io avevo in tasca. Questi sono 500 euro tondi tondi che andranno a formare questo mazzettino di fiori. E abbiamo anche il filo di ferro zincato che andrà invece a rappresentare il gambo. Poi qui abbiamo pezzi da 5, un po' pulciari. 5 euro per il mazzo da 50. Nel frattempo ringraziamo anche il bar che è stato disponibile nel cambiarci i soldi. Ci ha anche offerto il caffè. Ah, sai che devi prendere delle tronchesi? Devi io. Mentre Emanuele cerca, vi intrattengo io. Se ho capito bene, il gambo dovrebbe essere tipo lungo così. Ci può stare. Proviamo con delle semplici forbici da pesca. Oh, funziona. Il gambo arriverà qua. Ora l'ha preso delle attache, non so se ve lo stavate chiedendo, ma queste attache servono per formare un altro tipo di fiori. Però io lo utilizzerei con il mazzo da 50. Stiamo componendo come a scuola. Emanuele farà il mazzo da 50 euro, che è composto da pezzi da 5 euro. E io intanto farò i gambi per il mazzo da 500 euro. Arrotoliamo gli angoletti, i quattro angoli. Poi si piega a metà. Si prende un laccio di questi lunghissimi, lo si fa a metà, si allarga bene bene. Si mette questo pedalo in mezzo a questo coso, senza rompere i soldi ovviamente, perché sennò poi regalo che regalo. Si curva un pochetto per bloccare il soldo e poi si fa così. Guardate che bel mazzolino.
questo è un po' largo, bisogna sistemarlo, però insomma dai, ci stiamo. Invece questo è il mazzettino che ha preparato proprio solo quasi Emanuele, quello scrauzzo, ma alle attasce colorate, che sta carine. E con questo la preparazione era terminata. Adesso serviva soltanto avere una ventina di minuti casa libera per piazzare le telecamere e far inserire i mazzi all'interno di casa per poi consegnarglieli. Così mi sono fatto aiutare da mia zia per mantenere fresche le rose, così che il mazzo di fiori potesse rimanere bello, sano, fresco e vigoroso. Ho avuto fortuna quando sono rientrato a casa nel trovare Debbie in doccia, così sono riuscito velocemente a mettere i mazzi in casa. Patà, stai sotto la doccia? Si sta facendo la doccia. E poi l'ho convinta ad uscire a prendere due cosine che mancavano per cena, una fatica enorme, così indisturbato ho potuto piazzare bene le telecamere. Allora, sta per arrivare, togliamo di mezzo tutto, speriamo che non capisca subito che è una sorpresa, non mi dovrei essere fatto sgamare, al massimo se famo una risata tutti. Si va in scena! Ti hanno dato una mano? Quante ne hai prese? Ah. Amore, mi viene un attimo a reggere una cosa? Arrivo. Padà! Sto qua! Dove stai? Sto alla roccia. Qua devi venire. Ecco, sono davanti a Lerli. Sì, dimmi. Questo è per sé. Perché? Così. Amore. Che è? Ma perché? Perché sì. Allora, però devi fare una cosa. Perché stai a ridere? Perché non mi hai mai regalato delle rose. Non delle rose, però un mazzo di fiori mi pare di sì. Mai regalato. Mai? Vabbè, questo è un mazzo di rose. È un regalo per te. Grazie. Non ti piace? Sì, no, grazie. Ah, meno male. Però devi fare una scelta. O questo mazzetto di rose. Ok. Con questo bigliettino carino che ho scritto tutto carino carino per te. Oppure aspetta un attimo. Non ti muove? Oppure devi fare un'altra scelta. Oppure un altro marcetto di. Un altro marcetto carino. Sceglierai quello. O questo. O un mazzetto di soldi. Se erano da 100 euro avrei scelto questo. Era vero? No. Di la verità. No. Non avresti scelto questo. Di la verità, padà. Giuro. Ti sei fatto il calcolo di quanti so? È troppo veloce, il mio cervello non è alto. Vabbè, a occhio quanti so? 30 euro. Forse un po' di più. No. Come cazzo è venuto qui? Quindi sceglieresti quello? E questi no? No. A parla rossa, ma che sta di? Ma per le mie. Dai, di la verità, non lo vuoi questo? No. Allora però mi devi aspettare un attimo. Adesso. Che è un altro mazzetto da 50. Che te vidi? Tra questo e quest'altro. Sono veri. Ok. E tu sei un pollo. Adesso tra questo mio mazzo di fiori, tra questo mio mazzo di fiori, col bigliettino rando carino, e questi sono di veri, per la modica cifra di, non lo so, spara. Saranno 200 euro. Di più. 500 euro. Quale sceglieresti? Te li prendi veramente? Non è una cavolata. È proprio la realtà. No, sceglierei comunque quelli. Sì. Amore, questi te li puoi prendere? No, guarda. Non importa. Sono più felice che mi hai regalato un mazzo di fiori. Non me l'hai mai regalato. Ma stai a dire davvero? Sì. Prendili in mano prima di parlare. Sono veri, amore. E li puoi prendere? No, voglio vedere. Me li tengo, eh. Me li tengo davvero? Sì. Amore, sì, te li giochi, eh? Che cazzo dici? È vero. Sono no, pure... quando sono 500 euro. No, sono pure povera. E sì, io lo so come...
No, però preferisco i fiori e il bigliettino. Che dire, alla fine sono strafelice e stracontento che la mia compagna abbia scelto il mazzo di fiori agli effimeri ma utili soldi. Non dico che sono sorpreso perché sarebbe una balla, però niente è scontato. E c'è da dire che sono contento di aver fatto questo esperimento e sono contento di aver fatto commuovere Deborah. Mi dispiace soltanto di aver scoperto che non le regalavo fiori da... mai. Quindi non fate come me e regalate fiori più spesso. Io in questi anni mi dedicavo più alle cene. Che ci vuoi fare? No, ti abbiamo ripreso, papà. Ti abbiamo ripreso da un po' di telecamere. Vabbè, leggilo adesso. Io rimango così intanto. Avresti preferito scegliere 500 euro? Ah. È carino. Ma se piace veramente. Ma sì, non... Bellezza. Non me l'aspettavo. Che sei bella. Questo ed altro per le views. Quindi era soltanto per fare visualizzazioni? Solo esclusivamente per fare visualizzazioni. Ok, allora prendo i 500 euro. Ma tu lo sai che se io mi gioco 500 euro al prossimo video te li giochi dei sì? Se fa un po' a testa, zia, eh? E te pensi qua? Intanto vediamo questo esperimento, no? Vediamo questo esperimento.